sia. E Giovannella, quindi qualsiasi è giallo, Giovannella è bianco e il giovane Matteo Valassa in blu che fa che andare direttamente al gioco all'arco. Anche questa a volte è una tattica, però perde un po' tanto. Tante volte si può fare, quando si è davanti alla prima staccata si va addirittura al gioco all'arco, si esce in seconda o terza posizione magari, e poi però si è attaccati ai primi due, i quali poi lo faranno successivamente. Giovannella chiaramente ha preso un po' di margine approfittando della Valassa non fosse entrato in prima posizione, è stato per lui un bene volendo, perché tutto sommato si sarebbe ritrovato una vettura decisamente più lenta della sua, ma comunque davanti da superare, e invece è stato già aiutato. Ora anche Valsesia ha fatto il joker, quindi tutto sommato non rimane che a Giovannella andare a fare il suo gioco all'air, chiaramente molto più staccati, non siamo a livello dell'ultima Majdan Kart dove erano tutti in una in 12 metri 5, quindi Marco Valsesia, seconda posizione tranquillo, Matteo Valassa in terza. Ultimamente invece vedremo il campione italiano, Marco Valassa. E pista insieme a Stefano Cerri, ex campione, e poi ad una macchina molto interessante, con un pilota molto interessante, ma aspettiamo di vederli, questione di qualche minuto, e poi entriamo già nell'ultimo giro, quindi adesso Giovannella va a farsi un tranquillissimo Joker Rap, visto che è almeno una dozzina di secondi di vantaggio. 11 via, sto sbagliato di uno, ad occhio. Gara che non ha dovrebbe avere tutti questi ultimi 400 metri di pista. Giovannella, diciamo, discretamente agevolato. Pure. Ecco, il suo sussurro invece ci pensa Valsesia a ravvivarsi la gara. Mentre davanti a mani basse, come si suol dire, Giovannella. Armin Grud al suo fianco, Cerri, il campione d'Italia Valassa, eccola qua, l'ha vinto, numero 51 di Armin Grud, che ieri ha fatto è molto basso sull'anteriore, quindi patisce lo stacco tra l'asfalto e la terra proprio poco prima del traguardo. E ieri in effetti è arrivato un paio di volte molto lungo, si sentiva un bel colpo sotto, finché ha anche rotto una piccola parte del labbro anteriore. È venuto qua a Maggiora Bernie Grud proprio per poter assaggiare la vettura, perché deve iniziare il campionato europeo, farà tutto con questa macchina, quindi ha bisogno di provare meglio delle gare. Ecco, si sente già il tac di quando passa. Al suo joker cercherà di rientrare e di giocarsela poi con Cerri. Vediamo che però Stefano tiene bene il passo del norvegese, del giovanissimo norvegese. Ah,
la mito nera, sentiamo meno. Trovato un posto facile per giocarsi il gioco a Red, c'è ancora davanti a Terry nonostante abbia lasciato tutto il gioco. Decisamente sì, adesso è Terry che dovrà guardarsi alle spalle da Balazza, perché al di là di quello che rappresenta la gara in se stessa, calcoliamo che Derwin Grug non lo si vedrà tutte le gare qui a Maggiore, quindi nell'ambito del campionato italiano di rallycross Cerri deve guardarsi da Balazza e viceversa. Poi dopo nelle supercar avremo un altro mostro da vedere, quello ancora più importante a livello tecnico. Ultima tornata, adesso Cerri va al Joker, vediamo se Balazza recupera. Due secondi e mezzo potrebbe non farcela, ma forse sì, ci riesce, Cerri riesce per pochissimo, però era già davanti, quindi non ha dovuto. Oh, interno! Lo gira! Qui la strada ben tosta di Marco Balazza, resiste Cerri. Davanti solitario, tranquillo, buon tempo, girato in 47.261, vediamo se in quest'ultimo giro migliora ancora per cercare di avere una chiusura di tempo completo dei 5 giri, dei 4 giri anzi, notevole, chiude in 3.20. Le vetture saranno una grossissima traction, eccoli qua, i tre, Balazza, Valsesia, Balazza. Con davanti come al solito Matteo Balazza con la vecchia pezza forte e intanto Valsesia che va a attaccare Balazza, Balazza tiene sul piede, rimane dentro Marco Balazza, Marco Valsesia e dietro con il mitico pezza Monte Carlo blu, ex Marco Balazza, adesso nelle mani di Matteo. Ah! E che mi combina la sedia, mi si gira proprio alla curva 4. Minchia, sei sul bagnato con la lancio beta, come non va? Da poter far andare la beta sul bagnato non puoi. Intercampione italiano in carica, tranquillo, Marco Balazza che se ne va. E va a fare già il Joker Lab. Si è trovato sul rumido che sarebbe entrato malamente. Giovane Matteo Balazza, dopo quell'uscita del Joker Lamp al primo giro, si sta portando a casa la seconda position per ora. Sono tutti là? Ah, come cazzo scoda? Chiaro che qua i tempi sul giro rispetto ai kart sono un attimino più. Ottima traiettoria questa volta di Marco Balazza che entra alla perfezione. Ora per Valsesia, tempo per andare al recupero per tentare di riprendersi una seconda posizione, visto che ha fatto tutto da solo per perderla con quel testacone alla 4. Ora ha raggiunto esterno, attenzione, dove nel giro precedente gli è costata la seconda posizione. Ultima tornata, quindi non deve neanche fare il gioco perché l'ha già fatto, quindi infatti passa molto interno, sta attento, sta anche no problem per la Saxo del campione italiano in carica Marco Balazza. Sopra, ritaglia la strada. Marco Balazza che sta mettendo pressione al giovane Matteo.
Ritorno, lo chiudo. È capitato una volta o due, solo di vedere passare una staccata alla 2. E ricordo un sorpasso nella S subito dopo da parte di Alessio Gallombi, il proto metallista. Fuori! Avere veramente dei fattori d'animo. Marcus Balazza se la porta. Quanto ne hai di più? Un top. Porca cacca! E intanto c'è con loro, vado a farmi già il Joker, quindi quello che prendo e poi quello che dovrò cercare di recuperare. Comunque Giovannetta sta tenendo alla grande dietro a quella mito nera del norvegese Vermingrud. Gran bella prova da tenere in considerazione parecchio. Sito male lì. Ma ne ho già visti alcuni tra l'altro in questa ultima prova del Q3 uscire in modo strano dalla curva 4. Terry al momento a 2 secondi e 4 decimi da Giovannetta, quindi se rimanesse così dovrebbe portarsi a casa la seconda posizione quando Giovannetta andrà al Joker. Se rimanessero così, non c'è scritto da nessuna parte. Vedi che è uscito largo anche lui, non riesco a capire cosa ci sia. È abbastanza strano che all'uscita della 4 tutti tendano ad uscire verso destra e a perdere anche il contatto col cambio. Questa volta va al Joker. Si prova, va bene, si prova, dovrebbe andare giù tutto quello che dà. Alla grande deve lasciare e lascia, quindi Giovannetta è davanti, però ricordiamoci che Giovannetta deve fare Joker, però attenzione. Guardiamo Cherry come è rimontato su Vermingrud. Non è proprio facile da ricordare Vermingrud. Ma che salti si fa, mito? Saltello come... L'ultimo giro. Chiaramente qua Giovannetta dovrà prendere la strada del Joker e quindi lasciare lì. Vediamo anche la posizione di... La posizione di Cherry che è un po' staccatino. È un po' staccatino su Giovannetta, per me non ce la fa. Sicuro non può prendersi la seconda posizione. Per niente, Giovannetta, grande prova. Oltretutto nemmeno troppo distaccato dal norvegese, quindi 48-135, miglior tempo sul giro, proprio di Giovannetta, bravo. Caspita. Da prendere il nome. Personaggino nuovo che ci piace. Intanto il giovane Vermingrud, pronto, gloriosa Festa Monte Carlo che è stata di Marco per tanto tempo. E Valsesia, Marco Valsesia col 159, solita tattica. Magari anche il timore di dimenticarselo durante lo svolgimento della gara, e così almeno sa che è esploso. Abbiamo avuto modo di parlare con lui un attimo nella pausa pranzo, c'erano dei problemi, sembrava addirittura che non potesse prendere via, poi mentre stavo venendo via io ho sentito che il motore si era rimesso a girare anche bene, ho guardato e ho detto non mi sembra che proprio sia fermo, no, penso di farcela, ed è sullo schieramento. Poi adesso vedremo ovviamente se era una cosa momentanea.
prima posizione. Questa è la prima delle due. La prima delle due Mainz. Possono essere al massimo di 5, quindi essendo in 6 non ci stavano. Molto meglio frazionarli metà e metà. Valstesia arriva un pelo lungo, poi si ripensa per non andare al Joker. Marco Malatta gli è proprio lì. Quanto arriva? L'ultima tornata a quel punto. Marco Valstesia dovrebbe, dovrà tirare dritto. Ecco l'inizio dell'ultima tornata. Questa volta Valstesia va a perdere, troppo facile per Marco Malatta andare in testa alla gara. Ancora poco più di mezza tornata e poi chiuderà con la vittoria questa sua scarpinata, per così dire. Bandiera Schiacchi che va a sancire ancora Marco Valatut, il norvegese giovanissimo con il suo missile Vito. Serva direttamente al Joker. Il motore non mi sembra malato, quindi vedremo che cosa riuscirà a combinare adesso in rimonta, cercando di andare a prendere i primi due. Compito non facile. In ogni caso Giovanella riesce a mantenere la scia ancora di Berwin Grubb, il che è già tanta roba, calcolando l'avventura e calcolando che Berwin Grubb, pur essendo giovane, è un pilota che quest'anno è iscritto a tutto il campionato europeo di rallycross, quindi insomma per una vettura praticamente ufficiale non si scherza assolutamente. Nel momento non va ancora un solo secondo e mezzo di avanti. Secondo il mio punto di vista, chiaramente dovrebbe essere Xavi Giovannella per vedere chi troverà lo spunto giusto nel momento importante per andare a vanificare in qualche modo l'effetto del gioco nero. Xavi sta tirando come un assassinato, sentiamo proprio dalle cambiate in pieno. È quasi all'imitatore in effetti. Toccato, cercando di arrivare lì vicino. Dio fa, distrutta proprio. Ah, ecco, a forza di dire che toccava quando usciva dalla fascia, andava sulla terra. Questa volta i pezzi li ha persi veramente la Mito. E siamo nell'ultimo giro, quindi a questo punto sia guarda com'è messa,
sia Pierre Del Grosso che per la seconda posizione. Oh, all'interno! Cerri deve stare, siete giovane, ha tenuto giù alla grandissima. Anca miseria ragazzi, grande bella prova questa di Giovanella, che è una delle sorprese più piacevoli di questo weekend. Abbiamo visto veramente sia battagliare sia a livello di traiettorie sia di gara stessa. Eccolo qua che tocca Valassa, la terza Valsesia, e Matteo Valassa, il solito Matteo Valassa che parte bene, va a fare il gioco. Serve su Valassa, sacca tona per entrare alla 2, wow, grande staccata di Stefano Serri che è riuscito a mettersi alle spalle dei due che hanno fatto abbastanza il bello e il cattivo tempo nelle varie crew e che pensano di farlo anche in finale, vale a dire il norvegese Bernie Krug e il nostro Giovanella. Berlingrud avanti con questa Mito, Alfa Mito nuova preparata alla grande con cui andrà a farsi tutto il campionato europeo. La titolare del fratello Sterri sta venendo su pesantemente, intanto Giovanella, anzi no, Malatta, scusate, è andato a fare il Joker Lab. Serve di nuovo lui, adesso sta andando a prestare Giovanella. Non che avessimo dei dubbi che Stefano non fosse più in grado di guidare ad un certo livello, ma la vettura del weekend ha avuto parecchie situazioni di vicissitudini, non se ne più serve, si va all'interno, si riesce, non riesce a incrociare Giovanella che va in stessa cosa, addirittura lascia passare Valassa, crea dei grossi problemi, oltretutto non è neanche riuscito a passare al Joker Lab che avrebbe potuto e dovuto fare in una situazione così di stasi e di difficoltà palesi da parente. A questo punto uno Stefano Serri lanciatissimo che sta cercando di andare ad avvicinare in qualche modo il norvegese, il 17 norvegese Bernie Krug che continua in perterrito a macinare. Ora Valassa su Giovanella. Quindi Valsesia e Matteo Valassa. Va bene. Quest'anno dovremmo essere intorno all'ultima tornata. Ancora due giri. Quindi non questo ma il prossimo giro. Bisognerà andare a fare il Joker Lab anche. Questa volta ha dato uno stoppone Bernie Krug, ha girato un secondo e mezzo più veloce del nostro Serri. E andiamo all'ultimo giro adesso, entriamo nell'ultimo. Intanto Matteo Valassa ha dei problemi alla 3. Ha
che ancora manca. Giovanella l'ha già fatto? No? Ah ecco, sembrava che Giovanella dovesse farlo. Potrebbe anche scoppiare nella terza posizione, ma non è così. È in ritardo, Giovanella è davanti. Quindi la classifica dovrebbe, dico dovrebbe perché finché non scatta la bandiera a scacchi, è tutto sempre in bilico. Anche se sembra che sia abbastanza scontato. E quindi il giovanissimo norvegese Bergkrund va a chiudere alla grande con la sua nuova vinto nel campionato europeo davanti a un ritrovato Stefano Cerri.